Ciao ragazze, in questo video vi propongo una mia versione di Midori. Da un foglio 30-30 ho ricavato la copertina che ho ritagliato e cordonato. Per avere maggior precisione ho usato la pieghetta. Ho poi timbrato con il Distress Oxide la cornice che volevo utilizzare per la copertina. Ho riciclato da un jeans color panna la stoffa su cui ho timbrato il sentiment, sempre con il Distress Oxide. Poi utilizzato la superficie di un foglio acetato come base per acquarellare e spatasciare sulla copertina. Una volta asciugata la superficie, ho iniziato ad abbellire. Ho preparato i fogli da inserire all'interno usando una grammatura di circa 80 grammi. Per l'interno ho preparato due taschine da inserire nelle ante laterali, lasciando 5 mm nella parte inferiore e laterale dove ho posizionato lo scotch biadesivo. Ho timbrato, sempre con i Distress Oxide, altre cornici, però sulla stoffa di jeans. Prima di utilizzarle, io consiglio sempre di asciugarle un pochino con l'Heat Tool per evitare che il colore sbavi. Ed ecco qua che ho incollato le mie cornici nelle due antine, poi le ho abbellite a piacere.
ho forato le pagine che ho rilegato poi successivamente a mano con del filo da cucire e ho realizzato la copertina più rigida utilizzando un bazzi bianco che ho forato con la Cropedile per far passare l'elastico che fermerà le pagine interne. Ed ecco qui il mio Ele Dori. Spero vi sia piaciuto. Un bacio grandissimo. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!